Una giornata all'insegna del futuro, quella del Coding Generation Day dell'Istituto Rapisardi Da Vinci, coordinato dalla professoressa Manuela Musumeci in collaborazione con il professor Fabio Capraro. Questo progetto nasce dall'esigenza di introdurre il coding nelle scuole di ogni ordine e grado. Il coding, diciamo che è già in uso nelle varie scuole da parecchi anni, però si è sentito il bisogno di portare fuori il coding dalla semplice programmazione davanti a uno schermo e quindi rendere protagonisti i ragazzi e magari incentivare l'uso del coding utilizzando un sistema di gare, quindi competizioni, in modo tale che i ragazzi possano sentirsi coinvolti in prima persona. In questo progetto noi abbiamo proprio seguito questo tipo di attività laboratoriale e siamo riusciti a attivare questo progetto in maniera tale da poter far conoscere non solo il lavoro dei ragazzi che sono impegnati in questo progetto, ma anche far conoscere alle scuole, ai docenti delle altre scuole, un modo diverso di approcciarsi al coding. E quindi rendere partecipi i ragazzi in un'attività di tipo laboratoriale, quindi la cosiddetta didattica laboratoriale. Dal Robotic Challenge allo Showroom, al Maker Faire, al Disegno CAD, la scuola si apre agli studenti degli altri istituti per fare scoprire il mondo della domotica e robotica, un importante progetto di programmazione. La nostra scuola ha organizzato una gara interattiva che farà partecipare i ragazzi delle terze medie. In cui si applicheranno proprio nella programmazione e quindi faranno un percorso dei robot in cui dovranno colpire delle mine e fare dei punteggi. Chi avrà un punteggio più alto ovviamente vincerà. Questo serve per incitare i ragazzi al mondo della programmazione, che nello specifico il coding, che è una programmazione più semplice, in cui loro potranno incimentarsi in qualsiasi attività.